Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video vi parlerò del nuovo arrivo nel mio laboratorio, il rifilatore Rytool. Prima di andare avanti con l'unboxing, volevo parlarvi di Banggood. Si tratta di un sito per l'e-commerce di matrice cinese. Su questo sito troviamo tantissime attrezzature utili per noi makers. Infatti ci sono attrezzi utili per il giardinaggio, per l'elettronica e anche per la lavorazione del legno, come quelli che utilizzo io. Per acquistare su Banggood generalmente io utilizzo l'applicazione. Infatti grazie a questa applicazione, che è comoda da utilizzare e anche completa, potete trovare tutte le attrezzature di cui avete bisogno. Ogni articolo ha prezzi chiari, articoli recensiti. E ci sono molte varietà per la vostra scelta. Lo stesso rifilatore che andremo a vedere oggi mi è stato inviato da Banggood per la nostra collaborazione. Banggood sta aiutando moltissimo il mio canale e sta aiutando anche i miei follower. Infatti, se segui il canale hai diritto ad uno sconto del 10% sugli acquisti che puoi fare sulla piattaforma. Infatti, nella descrizione, oltre al link per l'acquisto di questo rifilatore, troverai un codice promo da inserire, sulla piattaforma di Banggood durante gli acquisti per avere accesso a questo sconto del 10%. Anche tu puoi aiutare il canale se vuoi. Infatti, puoi fare delle piccole donazioni su PayPal, anche soltanto di 1 euro. Trovi tutte le istruzioni in descrizione. Inoltre, se hai bisogno di acquistare su Amazon, puoi farlo passando per il mio link. In questo modo, tempi di consegna e prezzo dell'oggetto che acquisterai rimarranno gli stessi, però il mio canale riceverà una piccola commissione grazie al tuo gesto. Io ultimamente su Amazon ho comprato queste punte per fresa. Infatti, il rifilatore che andremo a recensire oggi mi è arrivato sprovvisto di punte e siccome monta degli inserti da 1/4 pollice, ho pensato di acquistarli su Amazon. Trovi il link per queste punte in descrizione del video. Andiamo avanti con l'unboxing. Nella confezione che ci arriverà a casa di questo rifilatore troveremo l'adattatore per le nostre prese domestiche. Infatti, questo rifilatore è fabbricato in Cina e quindi ha delle prese particolari che non vanno bene per i nostri impianti elettrici. Aprendo, troviamo le istruzioni che sono completamente in cinese. Se non ci fosse infatti l'illustrazione, probabilmente non capiremmo nulla di quello che c'è scritto. Il corpo macchina con la presa di cui vi parlavo poc'anzi. Corpo macchina con lo spazio per ospitare le punte di 1/4 pollice. Quando sono stato da Worker Corner ho visto la sua fresa Katsu e devo dire che avendola vista noto già delle differenze. Infatti il supporto per questa fresa è di plastica trasparente, ha un buon grip, è piuttosto pesante. La sua era di alluminio, sicuramente molto più resistente. Però mi vengono in mente un paio di vantaggi che potrebbe avere questa fresa. Infatti, quando c'è bisogno di fare delle incisioni, mi viene in mente l'ultimo video di Stefano il Falegname, nel quale faceva delle scritte sul legno. Grazie a questo supporto, che è trasparente, di plastica trasparente, possiamo vedere dove stiamo fresando, mentre con quello in alluminio, questo risulta un po' più difficile. Possiamo modulare l'altezza e quindi la penetrazione della fresa all'interno del materiale grazie a questa vite facendo scorrere il supporto. Troviamo qui lo spazio per inserire i supporti che troviamo all'interno della scatola. La leva di accensione e spegnimento e qui troviamo le specifiche tecniche della macchina. Infatti qui ci dice che funziona con una corrente di 220 volt e che è una macchina che ha 800 watt. Il numero di giri possibili sono 30.000 giri al minuto e monta delle punte da 6 mm, ossia 1/4 pollice. All'interno della confezione troviamo anche
diversi inserti che possono essere montati grazie a questa vite laterale sul supporto di plastica. Questa vite probabilmente servirà per modulare questi due inserti. Troviamo anche delle chiavi per montare le punte della fresa e null'altro. Questo inserto che troviamo all'interno della confezione serve per copiare i bordi. Infatti, anche se non avessimo delle frese come questa, che hanno l'anellino a copiare, quindi disponendo ad esempio di una fresa come questa, montando questo inserto sulla macchina potremo seguire il bordo e quindi fresare il legno di conseguenza. Inoltre, grazie a questa serie di viti qui, possiamo anche creare dei piccoli scassi all'interno del materiale che andremo a fresare. Questo inserto qui invece serve per essere appoggiato su delle guide e quindi con questa vite a galletto si può modulare la profondità e quindi la distanza dalla guida a cui si intende fresare, e sempre tramite questa vite si può bloccare alla macchina e si può seguire in questo modo quindi la guida. Penso quindi che la prima cosa da fare per poter utilizzare questa macchina sia quella di renderla utilizzabile nei nostri impianti domestici, ma non andrò ad utilizzare questo adattatore perché vorrei qualcosa di più durevole nel tempo e quindi ho acquistato questa presa tedesca. Mi raccomando, voi non fatelo a casa perché tagliare il filo e montare questa presa tedesca praticamente annulla la garanzia, quindi facendo questa modifica non potrete più cambiare poi l'oggetto che avete acquistato. Andiamo a provare questo rifilatore usando questa punta che serve per fare i bordi a 45 gradi. Chiudiamo bene. Andiamo a montare il supporto. Adesso faremo il bordo a questo pezzo di multistrato di betulla. Però mangeremo un pochino alla volta, quindi la fresata è venuta abbastanza bene. Adesso proviamo a fare una piccola incisione parallela al bordo utilizzando questo inserto. Dunque, l'incisione è venuta bene, ovviamente qui ci sono dei piccoli errori dovuti alla mia mano, perché sul bordo non sono riuscito a seguire perfettamente la linea, serviva una guida più lunga per fare questo lavoro. Ad ogni modo, quello che volevo far vedere era il modo di utilizzare questo attrezzo con la guida laterale.
La guida laterale funziona bene, è facile da montare e funziona. Adesso supponiamo di voler fare uno scasso all'interno di questo pezzo di legno. Dovremmo montare questo inserto qui. E agendo su queste due viti dobbiamo portare questa rotellina a combaciare con la profondità dello scasso che vogliamo produrre. Per esempio, fermandola in questo modo, all'incirca avremo una punta a copiare praticamente. Andremo a riportare due livelli del legno sia sopra che sotto, ma a noi interessa fare uno scasso, quindi ecco, indietreggiamo a, supponiamo, di qualche millimetro, di 3 mm, quindi verrà uno scasso di circa 3 mm per 5 di profondità. Assicuriamoci che tutte le rotelle siano strette bene e andiamo a provare a fare questo lavoro. Quindi vediamo che è stata copiata questa linea del legno grazie alla nostra rotellina a copiare e quindi ha prodotto questo scasso che potrebbe servirci ad esempio per montare delle cerniere all'interno di due ante. Quindi tiriamo le somme riguardo a questo rifilatore. Dunque, innanzitutto all'inizio non vi avevo detto che ci sono qui delle porticine che permettono di sostituire i carboncini qualora si dovessero usurare. E ho notato che durante l'utilizzo, anche per brevi periodi, si scalda parecchio il motore. Questo d'altra parte è anche comprensibile perché essendo di metallo e direttamente a contatto con il motore è naturale che si scaldi facilmente e anche velocemente, però non ho riscontrato perdite di potenza durante l'utilizzo e quindi durante tutti gli utilizzi che ne ho fatto ho trovato sempre la stessa potenza, sempre la stessa sempre una macchina performante, insomma. E riguardo le performance, posso dire che non sono sicuramente paragonabili a quelle di un rifilatore Makita, ad esempio, però c'è da dire anche che questa macchina qui costa forse un quarto di quello che costa la Makita. Ha dei pro e dei contro, come dicevo, per la fresa Katsu di Alessio di Worker Corner. Anche la fresa Makita ha tutto il supporto in metallo, alluminio, e questo non permette di vedere attraverso il supporto quando si fanno delle incisioni, mentre questa, avendo questo piattino di plastica trasparente, permette di poter vedere mentre si lavora e poter seguire quindi delle linee che si sono precedentemente tracciate sul legno che si va a fresare. Quanto riguarda gli utensili in dotazione, bisogna fare attenzione ogni volta che si montano, che siano ben stretti, ben serrati. Mi è successo per esempio di perdere la rotellina copiatrice durante l'utilizzo e anche mi è capitato, insomma, di non andare perfettamente dritto con la squadretta da montare lateralmente, ma questo probabilmente è dovuto soprattutto al fatto che io non ho una mano particolarmente ferma e allenata a questo genere di lavorazioni. Se
Sicuramente è una presa che per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo è molto vantaggiosa. Infatti il prezzo attuale di questa presa è di 46 dollari, quindi forse qualcosina in meno di 40 euro e ci permette di portarci a casa un rifilatore potente e comunque che riesce a darci delle soddisfazioni e a farci fare quello di cui abbiamo bisogno. Io ho già ho una fresa della Parkside che ho montato sotto al banco fresa e l'ho montata in modo fisso, quindi non mi permette di estrarla qualora volessi fare delle lavorazioni da sopra, e quindi avere questo rifilatore è stato molto comodo. Infatti anche nei prossimi progetti che ho in cantiere avrò bisogno di fare degli scassi e delle lavorazioni con la fresa. Farli con il banco fresa sarebbe stato molto complicato e quindi ben venga questa fresa qui, questo rifilatore. Quindi per piccoli lavori, lavori hobbistici, per tenerla come seconda fresa sicuramente è una buona macchina. Se non si possiede un'altra macchina oppure un banco fresa o si debbono fare usi intensivi di fresatura, sicuramente non è la macchina che fa per voi. Quindi la consiglio a tutti quanti quelli che ne fanno un uso hobbistico, a tutti i makers come me che sono, diciamo, poco esigenti per quanto riguarda i brand, ma che puntano tutto sul rapporto qualità-prezzo. Questo ha un buon rapporto qualità-prezzo, come dicevo prima, e ci permette di fare tutto quello che un hobbista ha bisogno di fare nel proprio laboratorio. E quindi per oggi è davvero tutto, al prossimo video, ciao!